Avevano chiesto a gran voce di sostituire i tamponi con i test sierologici le famiglie dei ragazzi affetti da autismo che ritengono questi esami invasivi e discriminatori. Dopo la risposta dell'assessore Dimitri Tinti, che aveva ribadito la necessità dei tamponi affinché i giovani possano continuare a frequentare i centri diurni in tutta sicurezza, i genitori si sono rivolti all'avvocato. Non c'è stata nessuna evoluzione da parte dei servizi o di qualsiasi istituzione. Noi, come avevamo già preannunciato, siamo andati ieri mattina da un avvocato, il quale ci ha chiesto tutte le carte, le documentazioni, i vari protocolli per esaminarli. A fine settimana avremo un appuntamento e procederemo legalmente. Procederemo per vie legali in rappresentanza di tanti genitori, perché se a metterci la faccia siamo io e pochi altri, in realtà dietro di noi ci sono tanti genitori che per motivi personali, per diversi motivi, preferiscono rimanere nell'anonimato. Però è sicuramente una battaglia di più genitori a tutela dei diritti dei propri figli, a tutela di poter decidere per i propri figli, soprattutto quando si tratta di cose invasive, molto invasive. E per un autistico un tampone, continueremo a ribadirlo, è una cosa molto, molto troppo invasiva. E mi dispiace, io non lo permetterò. A questo punto, visto che sembra che nessuno ci ascolti, la palla passerà ai giudici che decideranno cosa è meglio fare. Le mamme che proseguiranno questa battaglia per tutelare i propri figli ritengono che la vicenda continui ad essere strumentalizzata anche sui social network. Stanno continuando ad uscire post sociali dove l'argomento molto delicato è molto strumentalizzato, cioè sembra che adesso tutti si sono svegliati su questo argomento molto delicato e non ci stiamo a questa cosa. Anzi, continuiamo a raccogliere testimonianze da altri genitori di quello che è stato questo esame e non è una cosa bellissima quello che si sente, perché anche pochi minuti fa mi hanno fermato per strada, perché ormai queste due facce sono diventate più comuni e rappresentano tante persone che sono venute, proprio ci fermano per strada e ci dicono che continuate ad andare avanti perché mio figlio oggi, ecco, mi hanno detto, l'hanno tenuto in tre, quindi la realtà è ben diversa. Non è vero che non ci sono stati problemi, ci sono stati tanti problemi, e che questo argomento delicato venga strumentalizzato adesso in campagna elettorale è una cosa vergognosa, e lo testimoniano anche i vari post che si può benissimo andare a leggere sui social. E quindi ribadisco, no alla campagna, perché è strumentalizzazione, e la strumentalizzazione noi non ci interessa, non ci vogliamo battere legalmente a questo punto, perché questa è la strada più giusta.